Ciao a tutti, sono molto contenta che il mio film sia a Monaco questa sera e ringrazio molto Massimo e Narcisa. Il film è uscito nel 2014, quindi è passato un po' di tempo, però ancora qualcuno lo richiede perché in qualche modo è un film documentario, ma non è, diciamo, un reportage e quindi questo consente al film di resistere ancora di più nel tempo. E mi capita spesso che mi venga richiesto di fare delle interviste tipo questa, perché magari non seguo più il film là dove va, quindi sono molto emozionata di questa proiezione tedesca, la prima, credo, sì, dovevamo andare a Berlino, ma poi non andammo tempo fa, e quindi buona visione. Allora, la domanda è se il mio documentario ha cambiato o migliorato la situazione. Parlando del quartiere San Berillo di Catania, sicuramente come ogni luogo è in continuo movimento, è muta continuamente, ma non in relazione al documentario che magari molta gente del quartiere non ha visto, no? San Berillo è più famoso fuori che non riflette poi su se stesso, soprattutto attraverso un film documentario. Però sicuramente ci sono due aspetti di cambiamento che sicuramente il documentario ha innescato. Uno sulle persone che sono state coinvolte e che quindi con le quali ho lavorato per più di 3 anni e quindi sicuramente si sono in qualche modo rispecchiate, si sono tirate anche fuori. È stata occasione per tirarsi fuori, no? Per raccontarsi. Una delle domande che mi facevano all'inizio è perché vuoi fare un documentario su di noi, no? Non si ritenevano interessanti. E quindi probabilmente hanno ritenuto poi, hanno rivisto questa loro prospettiva. L'altra modifica della situazione è quella che avviene nelle persone, no? Le persone che hanno visto questo documentario. Questo documentario è un lavoro sulla storia di 7 trans prostituti. La gente è abituata a vedere, magari sui giornali o passando con la macchina, no? Delle figure che lavorano sulla strada o anche che non corrispondono al binarismo uomo-donna, no? E magari hanno dei pregiudizi. Sicuramente attraverso questo film, lo dico perché mi è stato detto, e questa era anche la mia intenzione, io racconto la storia di persone e quindi poter togliere per un attimo questa etichetta e restituire la dignità di persona a delle persone che magari noi pensiamo che non abbiano dignità, ecco, questo sicuramente ha modificato la situazione interiore di qualcuno nel pubblico e di questo sono molto contenta. Allora, la domanda è sul consiglio da dare che io darei alle nuove generazioni, che vogliono fare film documentari, ai nuovi filmmaker, no? Che intraprendono questo percorso. Allora, io sono anche docente all'Accademia di Belle Arti, quindi diciamo in qualche modo il mio ruolo è anche quello di non solo trasmettere un mestiere, ma trasmettere anche una passione e anche una postura. Cioè, il documentario è un genere molto ampio, no? All'interno del documentario ci sono moltissime, moltissime aree, no? Moltissimi generi, possiamo, sottogeneri. Sicuramente quello che faccio io è il documentario un po' narrativo, è anche un documentario dove ci si cala in una realtà e lì il tempo si perde nel senso che perdere tempo non è sempre una cosa negativa, e nel senso che si perdono i riferimenti temporali classici, per cui magari uno sta a osservare una realtà 3 anni e poi si sveglia e dice, oddio, sono passati 3 anni. Ecco, il tempo che ci vuole per osservare una realtà e restituirla è quello, la cosa più preziosa. Per cui il mio consiglio è, se volete fare film documentari, ricordatevi che il tempo non è per forza un nemico, dove la fretta è sicuramente nemica. E la cosa più importante, che io ho anche detto a un TED, quindi potreste andarvi a vedere il TED, così, che è sottotitolato in inglese, quindi lì c'è proprio, si affronta questo tema, no? Il documentario per me è la ricostruzione di una domanda. Cioè io quando mi avvicino a una realtà che non conosco e quindi poi attraverso il documentario ne so qualcosa di più, cerco di mantenere aperta la domanda iniziale, cioè la domanda iniziale che mi ha messo in contatto con questa realtà. Io poi in qualche modo nel film non la chiudo, cioè non chiudo con una risposta, ma proprio la faccio emergere in tutta la sua complessità. Quindi ponetevi domande e rispondete dentro di voi, ma non cercate di chiuderla questa domanda e sicuramente porgete al pubblico col documentario la vostra domanda nella sua ampiezza e complessità. Questo per me è quello che posso dire ai giovani o a chi fa documentari. Ora, qui la domanda è se in tempi di pandemia l'arte compete con i bisogni elementari come la salute, il riparo, l'alimentazione. Allora, certo, assolutamente sì, nel senso che abbiamo tutti sperimentato il fatto che in quest'epoca di chiusura ci siamo anche rivolti un po' più verso di noi, no? C'è un'introspezione, sicuramente qualcuno ha letto di più, qualcuno si è visto 200 miliardi di serie di più. Comunque, in qualche modo, come dire,
Io ho sempre considerato l'arte alla stregua di altri nutrimenti, cioè, ma anche dire l'arte, come dire la bellezza, ecco, la bellezza. La bellezza che non è estetica nel senso, diciamo, superficiale, ma nel senso reale, no? Questa bellezza che trasforma, l'estetica è qualcosa che trasforma, no? Non è l'estetica del viso, ma è proprio viene dal greco, no? Per cui trasforma la percezione. E quindi certo che abbiamo bisogno di arte, anche in epoca di coronavirus, cioè se noi potessimo trasformare le nostre percezioni ancora attraverso l'arte, invece che lasciarle trasformare solo da meccanismi di coazione che ci vengono a volte spessissimo dai media, quindi anche dai video, ecco, diciamo, la contemplazione artistica trasforma la percezione. Un po' io ho la presunzione, senza per forza definirli arte, di attraverso i miei documentari di modificare le percezioni, sicuramente, o comunque di far sperimentare altre percezioni nei confronti soprattutto degli stereotipi. Come immagino una mostra d'arte tra 30 anni, beh, non è proprio il mio campo, no? Io mi posso fermare forse alle sale cinematografiche, no? Che si diceva anche. Diciamo, quando il cinema fu inventato, che i Lumière dissero il cinema è un'arte che è destinata a morire, no? Quindi, voglio dire, loro inventori di una grande tecnologia, oltre che di una grande arte, pensavano morisse, no? E anche oggi potremmo pensare questo. Sicuramente, diciamo, l'aspetto artistico a volte deve andare incontro forse alle mode, ai gusti, non lo so. Diciamo, fermiamoci sul discorso che cosa è quello che ci si aspetta. Ci si aspetta sempre, no, dal pubblico, cosa si vuole fornire al pubblico? Una alternativa percettiva? Questo ci dobbiamo domandare. È un'alternativa percettiva, quindi abbiamo bisogno degli occhialini? Chissà, ci sono delle forme d'arte sicuramente espansa, però si parlava anche di cinema espanso negli anni 70, si è parlato di sinestesia anche nei confronti del cinema, comunque l'obiettivo del cinema attraverso la visione è sempre stato quello di espandere la percezione, quindi è chiaro che una mostra d'arte anche fra 30 anni, ma come oggi o come fra 50 anni, ha sempre lo stesso obiettivo, cioè ampliare gli orizzonti, no? E consentire una percezione altra, diversa. È un'occasione per farsi un giro in una nuova percezione, quindi questo penso che sia anche in futuro. Poi non sono una curatrice, quindi nel dettaglio non lo so, ma mi interessa l'esperienza percettiva.